Benvenuti a questo nuovo filmato. Ci occuperemo di importazione dei dati da AutoCAD in Inventor. È per questo che vedete aperto AutoCAD, è per questo che vedete aperto il solido del filmato precedente in bella vista. Allora, una premessa. Non pensiamo di importare il solido AutoCAD e di trovarci gli schizzi con cui questo è stato costruito. Magari fosse così, ma purtroppo così non funziona. Se però il modello solido in AutoCAD è stato costruito con un certo criterio, cioè facendo più o meno le stesse cose che abbiamo incominciato a vedere in Inventor, cioè costruendo degli schizzi, su, per esempio in AutoCAD su layer differenti e sviluppando questi schizzi e comunque non distruggendo in AutoCAD la geometria con cui abbiamo creato il modello solido, con cui creiamo il modello solido, io l'ho definito costruire alla maniera di un modellatore solido. Allora, i dati che ci sono, anche 2D che ci sono nel disegno di AutoCAD, nel modello di AutoCAD, possono essere sfruttati benissimo in Inventor. Se poi, oltre a importare questi schizzi 2D da AutoCAD, presenti in AutoCAD, in Inventor, questi schizzi 2D li andiamo anche a parametrizzare, ecco che partendo da geometrie 2D di AutoCAD possiamo rigenerare questo modello solido parametrico in Inventor. Quindi due sono i flussi: il flusso, diciamo, più in cui importo i dati 2D in un schizzo di una parte già creata, e il flusso con cui importo il modello solido completo, quindi il file, in questo caso solido AutoCAD, in Inventor. Allora, il secondo flusso, quello di prendere questo modello solido e portarlo in AutoCAD, è un pochino più complesso e lo lasciamo a un filmato che sarà disponibile più avanti. Adesso vediamo invece come portare le geometrie 2D, tanto per capirci, le geometrie 2D, se io spengo il solido, sono queste, quindi quelle con cui io ho generato questo modello in AutoCAD, come portare queste geometrie 2D in un file di parte di Inventor, in uno o due schizzi, tre schizzi, quelli che servono, e generare quindi questo stesso modello partendo dalla geometria che c'è qui in Inventor, quindi le misure e l'oggetto è questo, partendo da queste misure e da queste figure 2D, rigenerare il modello solido parametrico in Inventor. Questo è quello che ci proponiamo in questo filmato. Mi sono portato in ambiente Inventor, ho aperto una parte, parte 1. Per prima cosa vado a scegliere il piano su cui fare il primo schizzo. Se vado a guardare l'oggetto, il piano è chiaramente il piano XY. Tutti gli schizzi e le geometrie di generazione di questo oggetto sono sul piano XY, quindi torno in Inventor e creo il mio primo schizzo, lo creo sul piano XY. Piano XY, ok. Lo inquadro davanti. E il modo per portare dentro è ACAD, inserisci ACAD. Allora lo faccio. Gli dico che voglio inserire il disegno solido AutoCAD. Apri. Peraltro salvato senza il modello solido, ma con solo le geometrie 2D. Lo lasciamo ragionare un attimo, viene fuori questo messaggio che il solido AutoCAD è stato fatto con una versione student, diamo l'ok. Quindi compare la finestra di importazione. Allora, in questa finestra sono presenti tutti i layer con cui è stato fatto l'oggetto 0, costruzione, solido e profilo. Se io li accendo, vedete, ritrovo tutto quello che c'è nel disegno originale. A me serve solo portare la geometria 2D, quindi solido non mi interessa, anche le linee di costruzione non mi interessano, e anche il layer 0 che io normalmente nei miei disegni AutoCAD lascio vuoto, per cui l'unico layer che vado a scegliere è profilo.
Dopodiché gli dico di andare avanti. Passa questa seconda finestra dove l'unica cosa che posso fare, perché qui è tutto bloccato, è quello di specificare delle diverse unità di misura, non fatelo mai, e poi di flaggare queste tre possibilità. Importa vincoli parametrici da blocchi di auto e da blocchi di invento, da oggetti sostitutivi a simboli definiti. Direi che questi qui, io non ho mai importato oggetti contenenti blocchi. E quindi non l'ho mai usato e qui nemmeno questo simboli dell'utente mai usati in importazione. Questi sì, invece, quindi l'unità le lascio, le unità rilevate, eccole qua. E per quanto riguarda i vincoli parametrici, anche se questo oggetto è fatto senza vincoli parametrici in AutoCAD, questi schizzi sono fatti senza vincoli, queste geometrie sono fatte senza vincoli, lascio che sia flaggato. A questo punto do fine e viene importato il disegno. Viene importato il disegno, una parola grossa, un bel errore, errore durante l'apertura del file. Verificare che si tratti di un file DWG e che non sia aperto. Che non sia aperto. Allora, cosa succede? Che se mi metto nella situazione di adesso in cui io ho in auto che è aperto l'oggetto, questo non verrà importato. Quindi per l'inizio del filmato mi è servito farvelo vedere per scegliere il piano, adesso lo devo chiudere, solito AutoCAD, e ritornando in invento rifare la procedura. Adesso io interrompo il filmato e troverete il file caricato. Procedura che comunque rimane quella di prima, quindi lancio HD inserisci, poi scelgo i layer, eccetera, eccetera. Alla fine l'importazione mi dà questo risultato. Quindi sul piano XY, guardiamolo un attimo, tutte le geometrie, indipendentemente da che sono state costruite sul piano Z uguale 0 o su altri piani, vengono proiettate paralleli e il piano Z uguale 0 vengono proiettati sul piano Z uguale 0. Adesso riapriamo AutoCAD e vedete che ci sono delle geometrie su piani paralleli a Z uguale 0, ma proiettati sul piano Z uguale 0. E questo succede anche con eventuali geometrie su piani X, Y, X uguale 0, Y uguale 0 e paralleli a piani X, Y uguale 0. A questo punto posso andare avanti. In che modo? Ah, potrei prendere questa geometria qui e lavorarci, questo schizzo e lavorarci, oppure, e questo è preferibile fare in questo secondo modo, chiudere questo schizzo e usare questa schizzo 1 come che rinominiamo pure, quindi schizzo proiezione AutoCAD. Come schizzo per generare gli schizzi effettivi dell'oggetto. Mi spiego. Se io adesso faccio un nuovo schizzo, avvia nuovo schizzo, lo faccio sul piano sempre XY, nuovo schizzo, avvia schizzo, non avvia, scusate, chiuditi. Allora, nuovo schizzo, lo facciamo sempre sul piano XY. Schizzo 2, perfetto. E sul piano, sullo schizzo 2 io vado a proiettare il contorno dell'oggetto, quindi io proietto questa geometria qui, quella presente nello schizzo 1 che è aperto, ottengo sullo schizzo 2 il profilo dell'oggetto per quello che mi serve per fare il primo corpo solido. Ok. Se chiudo questo, proiezione AutoCAD, gli tolgo la visibilità, vedete che sullo schizzo 2 ho il primo oggetto. Allora, adesso si possono fare due cose. Se io voglio realizzare il pezzo di AutoCAD to court, quindi questo pezzo qui, tanto per capirci, posso prendere di là e dire, andare a leggere qui quant'è l'altezza di estrusione e andare avanti. Tanto lo schizzo 2 contiene il basamento, poi dopo proietterò sullo schizzo 3 questi due cerchi, poi proietterò sullo schizzo 4 queste due asole e man mano ricavo esattamente questo solido. Dove però gli schizzi che lo generano, e adesso torniamo di qua, non sono schizzi parametrici. Questo è uno schizzo vincolato, ma è uno schizzo proiettato, cioè se io accendo i vincoli, vedete, tutte le curve sono curve proiettate e poi tra le altre cose per fare il solido dovrei fare questo lavoro qui, quindi cambiargli la natura e trasformarle in curve
di proiezione, ma non di costruzione, ma effettive. Dipende da quello che devo fare. Se questo mi basta perché voglio solo rifarmi in inventor questo oggetto con i quattro schizzi che l'hanno generato, questa è la procedura. Se viceversa voglio farmi il parametrico di questo oggetto in maniera tale che voglio cambiare una dimensione, per esempio di questi raggi, voglio cambiare la lunghezza di questi lati e l'oggetto si aggiorna tutto, allora devo ricostruirmi questi schizzi. Non mi vanno bene, allora mi va bene la traccia così, però non mi va bene vincolata in questa maniera, perché in questa maniera se io vado a tentare di cambiare un raggio di questo, se vado a mettere una quota e tento di cambiare questa quota, è 10, ma vedete, è una quota che può essere solo una quota parametrica, cioè non è modificabile. Una quota, scusate, non parametrica, per cui non è modificabile. Allora, per rendere quella quota parametrica, devo rifarmi lo schizzo sfruttando questo. E per farlo, la maniera più semplice è quella di rompere questi vincoli, mantenendo inalterate le dimensioni, e aggiungere i vincoli che effettivamente servono per rendere questa figura piana parametrica. Allora, incominciamo da rompere i vincoli. Siamo nello schizzo 2, siamo in editazione. Per rompere questi vincoli è necessario fare questo mestiere qua. Quindi li togliamo uno a uno. Non c'è la possibilità di eliminare i vincoli tutti insieme. Quindi devo fare questo lavoro. Vedete che però se non tocco male dentro col mouse e non faccio altri errori, mantiene la forma che aveva l'oggetto. Uno, è rimasto l'ultimo. Ok. 5 quote necessarie. In realtà ne serve qualcuno in più, però comunque, se vi ricordate quando ho fatto questo oggetto, avevo dato questo raggio. E poi avevo scritto che questi erano tutti uguali come raggio a questo. Facciamolo. Quota. E adesso il 10 non è più parametrico, è la quota di 0. E do l'ok. Poi gli dico uguale questo a questo. E uguale questo a questo. 24 quote necessarie. Qui sembra che AutoCAD stia cominciando a dare i numeri. Poi mettiamoci in vista piana. Questo era orizzontale e gli diciamo di essere orizzontale. In più questo era lungo 40, quindi lo quotiamo 40. Ok. Inoltre questo era lungo esattamente come questo, quindi uguale questo a questo e uguale questo a questo. Ancora 20 quote necessarie. Sì, perché in realtà se io prendo uno di questi segmenti fra di loro uguali, questo per esempio, lo sposto, vedete, no, è come non collegato, io ho tolto quei vincoli lì. Ok? Quindi dovrò solo fare in maniera di vincolare punto per punto le curve fra di loro. Quindi un vincolo che posso usare è questo e in più gli do la tangenza subito. Quindi adesso i punti li ho messi in comune e in più gli do la tangenza. Ok. 14 quote, adesso se prendo questo e lo sposto vedete quello che fa, cioè va a deformarsi in altri punti. Ancora. E così avrei, credo di aver dato tutti i vincoli di coincidenza dei finali. Mi mancano un po' di tangenze, un po' di tangenze, e poi mi mancherà il posizionamento dell'oggetto. Tangente, 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 tangente,
Tangente. Due sole quote necessarie perché la figura è completamente vincolata, devo solo dire dove sta, dove è posizionata. Allora posso riaccendere il, però non me lo fa fare, quindi concludo di schizzo, posso riaccendere la proiezione AutoCAD, lo schizzo, vedete che si è spostata, proiettare un punto della proiezione AutoCAD. Per esempio, potrei proiettare questo punto qui e far coincidere il centro del cerchio del mio schizzo 2 con questo punto qui. Oppure un punto medio, qualsiasi cosa. Allora, torniamo sullo schizzo 2, proietto questo punto e poi faccio coincidere il centro, che è questo, con questo punto proiettato. La figura è perfettamente. La figura 2D è perfettamente sovrapposta a quella che ho portato da AutoCAD ed è del tutto parametrica. Cioè, se io in questa figura, adesso facciamo una cosa, concludo di schizzo, spengo quella di AutoCAD, riattivo schizzo 2, lo apro. Se io in questa figura dico che questo è, che ne so, 15, il tutto si aggiorna e posso fare l'oggetto. Figlio della forma che ho importato da AutoCAD, ma con differenti quote, proprio perché qui ho rifatto lo schizzo del tutto parametrico. Se viceversa avessi usato direttamente gli schizzi di qui, lo vedete sotto, potevo solo rifare quell'oggetto lì. Quindi adesso, se volete, possiamo anche velocemente andare avanti. Questo lo rimettiamo a 10, finire l'oggetto, concludi schizzo. Mi sembra che fosse una proiezione alta 6, il basamento fosse alto 6, distanza 2 da qui a qui, delta z 6, eccolo qui. Quindi torniamo in Inventor, estrudiamo di 6, lo estrudiamo tra l'altro 3 sopra, 3 sotto al piano, poi andiamo a riprendere la proiezione. La riattiviamo, andiamo a fare la parte sopra, quindi scegliamo questi due cerchi, cilindro che ne deriva, quindi a via schizzo su questa superficie, proiettiamo, adesso qui bisogna fare in maniera, vediamo se con l'F7 riesco, perfetto, proiettiamo questo e questo, ok. Concludo di schizzo, spegniamo la proiezione AutoCAD, rieditiamo schizzo 3, sul quale però mi sa che non è rimasto assolutamente niente, esatto. Quindi rifacciamo la proiezione, questa volta invece che usare l'F7, che mi sa che ci frega, usando, vediamo se riesco alla selezione multipla, faccia, curva, perfetto. Una, vedete, è stata proiettata. Vado sopra quest'altra. Non la faccia. Curva. E la seconda anche è stata proiettata. Eccola qua. Quindi in questo momento faccio un bel concludi schizzo. Spengo lo schizzo di proiezione. Prendo queste due, riapro lo schizzo 3, prendo queste due, le trasformo tutte e due in due curve, non più due proiezioni, con la terza, tiro via, questa la tengo proiettata, di questa, accendiamo i vincoli, di questa via, questa via. Questa via, tra l'altro mi ha proiettato anche il contorno, ma non mi serve. Allora tiriamo via tutto che tanto non ci serve. Con un po' di pazienza. Ecco qua. Mi ha proiettato, sono io che gli ho fatto proiettare. Cancella, cancella.
cancella. Questa no, invece ce la teniamo così di riferimento e la facciamo tornare di riferimento. Perché questa ci dà la concentricità con i due cerchi, i quali due cerchi hanno anche delle dimensioni. Anche se dice che è completamente vincolato, non è vero. Quota 15, adesso incomincia a fare l'analisi corretta, ancora 5 quote necessarie, questa 8, giusto, sono le dimensioni di là. Non le vado a controllare, se volete potete farlo voi. E poi faccio ancora 4 quote necessarie al centro dei due cerchi. Allora li faccio con 3 concentrici. E poi faccio concentrico questo. 2 quote necessarie con questo. Altra concentricità, altre 2 quote. E direi che abbiamo finito. Qui mi dice ancora 2 quote necessarie. Vediamo perché. Allora questo è 2 concentrici, questo concentrico, 9. Il file dovrebbe essere completamente vincolato. Concludi schizzo. Schizzo 3, riapriamolo. 2 quote necessarie. Vediamo i gradi di libertà. In effetti non ci sono, c'è qualche punto da qualche parte che è stato proiettato e che non è fermato. Vediamo di trovarlo. Ok, l'ho trovato, qui c'era una doppia proiezione, ne ho eliminata una, ho rifatto la linea di proiezione, eccola qua, e ora è completamente vincolata. Concludi schizzo, andiamo nella nostra solita vista e finiamo di fare l'estrusione. Allora prendiamo questo e lo tiriamo su, è di 3,5. Poi possiamo ancora prendere quello schizzo lì, renderlo condiviso e fare un'ulteriore estrusione sempre di quello, questa volta verso il basso di 6 più 3,5, cioè di 9,5, in maniera da avere anche la parte sotto del pezzo. Quindi, ok, sotto e sopra, fatto con uno schizzo solo, condiviso. Tutte cose che abbiamo appreso nel precedente filmato, il 10. Allora, spegniamo lo schizzo condiviso, lo schizzo 3. Quando si condivide uno schizzo rimane sempre visibile, dà fastidio. Ah, però, un momento, mi sono accorto che non ho fatto il foro. Benissimo, allora, riapriamo lo schizzo 3. Visibilità, e facciamo un'ulteriore estrusione dello schizzo in tutte e due le direzioni, con un po' di abbondanza, a tagliare. Perfetto. Quindi, adesso 4 schizzi con l'estrusione 4, lo schizzo 3 come al solito lo chiudiamo. Con l'estrusione 4 abbiamo fatto anche il foro cilindrico. Perfetto. Adesso il gioco è sempre lo stesso, quindi riaccendiamo la scheda di proiezione, lo schizzo di proiezione, visibilità e andiamo a fare lo schizzo per quest'ultima asola. Allora, ancora su questa superficie o sul piano su questa superficie. E poi andiamo a proiettare. Allora, faccia, no, proietta, andiamo qui, vediamo, faccia, punto, 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 curva, eccola qui. Questa qui, eccola qui anche lei, quindi questa ed è questa parte sopra, poi questa. Eccola qui, poi andiamo a proiettare questa. Questa sopra e andiamo a proiettare anche questa. Ok. Concludi schizzo, spegniamo la proiezione, lo schizzo di proiezione, eccolo qua. Questo è il nuovo schizzo per fare l'asola, il contorno esterno. Potevo anche proiettare quello interno, a dire la verità, però siccome mi ricordo la quota di 1, lo facciamo dopo direttamente su questo e facciamo prima.
Allora, anche qui stesso discorso, se quest'asola ne voglio cambiare le dimensioni, tanto vale farla rifare lo schizzo, altrimenti ripiglio, rifare lo schizzo parametrico, altrimenti ripiglio questo, gli dico che queste qui le converto, vedete che sono tutte geometrie di proiezione, quindi geometrie trovate in questo modo, proiezione da AutoCAD sostanzialmente, perché tramite questo schizzo le abbiamo importate da AutoCAD, quindi le trasformo in geometrie e estrudo. No. Direi che mettiamo a posto anche questo, per cui stesso lavoro. Allora, prendiamo tutte e le trasformiamo in geometrie effettive. Sono verdi, non sono blu. Adesso riaccendiamo i vincoli, tiriamo via tutti i vincoli. Vedete che adesso pian piano diventano blu. Stesso lavoro fatto anche per il primo contorno, per il primo profilo. Ho toccato il tasto sbagliato. Allora, questo qui era un offset di 3,5 per tutta questa parte. Ok, e quindi facciamo la stessa identica cosa. Allora, scriviamo qui, offset non lo posso dire, però posso dire che la distanza è. Allora, innanzitutto mettiamoci così e scriviamo che questa, diciamogli che questa è orizzontale. Poi diciamogli che la quota di questa da questo spigolo, dallo spigolo dell'oggetto è di 3,5. Lo sa già, ma diventa parametrica. Eccolo qua, vedete? E si è confermata blu, anche se non è del tutto vincolato. Ci sono ancora le necessità di parecchie quote. Adesso proiettiamo, siccome era un offset anche qui, proiettiamo questo. E diciamogli che, ok, che questo sono concentrici. Gli possiamo anche dire che il diametro di questo è uguale, quindi posso fare questa cosa qui, quota 10 parametrico, scusate, allora quota. Accettalo, è una quota non parametrica e quindi questa sarà una quota di 10 meno 3,5, quindi raggio 6,5, perfetto, 10 oppure se vogliamo proprio scriverla in maniera che sia tutto parametrico, scriviamo che è questa di 13 meno questa. Che è 3,5, fa sempre 6,5 però è legata a quelle due dimensioni, se io cambio quel 3,5 cambia tutto. Ok, vedete, è una funzione e vale 6,5. Stessa cosa facciamo di qua, ci sono ancora quattro quote necessarie, quindi proiettiamo questo spigolo. Diciamo che sono concentrici questo e questo spigolo. Diciamo che questa quota è anche lei. Non parametrica, l'accettiamo e poi facciamo anche una bella cosa. Diciamo che è uguale a questa. Credo che però l'abbia già fatta come tale, quindi questa la chiama D15, quota non parametrica, questa la chiama D13, no? Allora, questa sarebbe stata interessante dire che D15 è uguale a D13, vediamo se riesco a farlo, non me lo lascia fare, questa non è una cosa tanto simpatica, perché vuol dire che qui abbiamo perso la parametrizzazione, cioè l'uguaglianza tra questo e questo, però possiamo fare una cosa, possiamo scrivere che effettivamente questa, così manteniamo anche l'uguaglianza, è uguale a questa, perfetto, quindi questo 10 lo possiamo anche cancellare, non ci serve. Infine c'è questa che anche lui lo diciamo, diciamo che è uguale a questo, però ci sono ancora delle quote necessarie. Perché ci sono delle quote necessarie? Perché non ci sono, come di là, allora se io blocco e faccio così, questo si sposta, quindi dovrò incominciare a dirgli che questo coincide con questo, che questo coincide con questo. Stessa cosa devo fare qui. Adesso
qui sarà più complessa da fare per come ci siamo incastrati. Io direi che a questo punto mi gioco la tangenza, vediamo se riesco a risolvere. Tre quote necessarie, ipervincola, tre quote necessarie. Allora, vediamo un attimo tutti i vincoli. Tangenza, tangenza, concentricità, uguaglianza. Questa è proiettata, 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 3 e 5. Tre quote necessarie, dove stanno i gradi di libertà? In questo punto e in questo punto. Però eccoli qua i gradi di libertà, vedete? Non si è agganciato qui. Proviamo con la tangenza, vediamo se basta. Allora, non basta. Suggerimento, io tante volte li risolvo così, estendi, taglia, due quote necessarie, e qui è sparita la doppia freccia, estendi, taglia, e qui è sparita la doppia freccia ed è completamente vincolato. Non riesce a bloccare i punti, questo, ecco, a mettere questo vincolo qui. Allora, se uno estende una riga, anche la circonferenza la può estendere, poi la taglia, automaticamente li mette insieme. Perfetto, questo è completamente vincolato, è il perimetro esterno, posso concludere lo schizzo e posso innalzarlo, non mi ricordo di quanto, andiamolo a leggere, distanza. Quindi, l'altezza al delta Z7, quindi alto 7, torniamo nel nostro pezzo ed estrudiamolo. Dunque, lo schizzo è chiuso, estrudiamo di 7. Dopodiché c'è l'ultima proiezione da fare, lo scasso interno. Posso proiettare l'interno, facciamolo, tanto ormai l'abbiamo fatto tutto così, tanto vale. Quindi visibilità. Nuovo schizzo su questa superficie, proiettiamo la curva, questa non sarà facile adesso andare a pescare perché c'è sopra tanta roba. Faccia, curva, eccola lì. Faccia, curva, eccola lì. Faccia, curva, eccola lì. Faccia, curva, eccola lì. Quindi ci sono tutte e quattro, si vedono. Concludiamo un attimo lo schizzo, spegniamo la proiezione di AutoCAD, da AutoCAD ritorniamo sullo schizzo 5, rendiamo tutto linea effettiva, linea dello schizzo. Al solito togliamo via tutti i vincoli per renderla parametrica. Via, 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 e via. Poi, quota, mi sembra che l'offset fosse 1, è 1, poi facciamo concentrico questo e questo. Ok, 1 anche questo, e poi il diametro di questo interno, di questo esterno che è 6,5 ed è chiaramente una quota non parametrica, accetta, e quindi il diametro di questo che sarà uguale, quindi quota questo, a 5,5 uguale a 6,5 meno questo che è l'offset, in maniera che rimane tutto parametrizzato sull'1. Questo è uguale a questo, vediamo se riusciamo a metterlo, il diametro quota
uguale a questa, perfetto. Sempre 10 quote necessarie. Se guardiamo i gradi di libertà, scopriamo che sono tutti i soliti punti. Allora facciamo il solito giochino, estendi. E poi tagliamo. Un po' sono già sparite. Poi ancora estendi. Ecco, estendi. 6 quote necessarie. Mettiamo la tangenza prima. Allora estendi, taglia, via, via perché le estende solo di qua, tangenza, via, ipervincolato, questo deve far tribolare adesso. Allora, facciamo la concentricità di questo con la proiezione, ci siamo, 4 quote. Ok, estendiamo, 1, 2 e tagliamo. Completamente vincolato, quindi è stato costruito praticamente con un offset perché sono tutte funzioni di questo valore qui che è l'offset di 1. Concludi schizzo, estrudi, a tagliare, possiamo fare anche tutto. Ok, e l'oggetto è terminato, ricavato da uno schizzo di AutoCAD, schizzo proiezione AutoCAD, ma reso di nuovo tutto parametrico. Ripeto, se tutto ciò non ci serve, possiamo prendere direttamente questa proiezione qui ed estrudere le varie parti, portarle sui piani, proiettarle sui piani che ci serve, lasciarle tutte vincolate, quando le proiettiamo non le svincoliamo. E riparametrizziamo, ma lasciamo svincolate e abbiamo rifatto questo pezzo che però rifatto in questa maniera non è un pezzo parametrico, se viceversa lo rifacciamo come l'ho rifatto io nell'esercizio, quindi proiettando e contemporaneamente svincolando tutto, ok, svincolando tutto e rendendolo parametrico, un qualsiasi cambiamento, per esempio un cambiamento di questa distanza di questa lunghezza qui mi permette di ricreare un oggetto della stessa famiglia ma più grande, cioè parametrico, cioè un oggetto sfruttare completamente le proprietà di Inventor. Quindi potremmo concludere anche dicendo a questo esercizio che se il solido di AutoCAD mi serve così com'è, lo posso importare con l'influsso 2 che non abbiamo visto, lo posso importare gli schizzi che lo generano, se è stato fatto con gli schizzi che lo generano, se ci sono ancora le geometrie che lo generano, poi lo posso sviluppare per proiezione di quello schizzo oppure posso rirenderlo parametrico. Se lo rirendo parametrico vuol dire che oltre ad avere l'oggetto di AutoCAD che avevo in AutoCAD, ho tutti gli oggetti della famiglia di AutoCAD facilmente derivabili cambiando le misure. Abbiamo importato nello svolgimento precedente questo pezzo, gli schizzi 2D di questo pezzo. Gli schizzi 2D sono schizzi non parametrici, fatti in AutoCAD non parametrici. E quindi una volta acquisito questo schizzo, tra l'altro tre piani ma tutti su un piano, abbiamo poi dovuto per ricostruire l'oggetto riproiettare e risistemare i vincoli. Se avessi costruito l'oggetto in maniera parametrica, cosa vuol dire? Che se invece di costruirlo come si fa solitamente in AutoCAD, l'avessi costruito in questa maniera, quindi costruendo, qui ci sono solo due schizzi, la base come un parametrico visualizza tutto, allora mostra tutto, parametri e vincoli. Quindi se avessi costruito gli schizzi della base e questo schizzo diciamo, del cilindro forato superiore in maniera parametrica, come si sarebbe comportata la
l'acquisizione di questi dati in inventor. Beh, possiamo vederlo, il file si chiama solido AutoCAD parametrico, quindi andiamo ad aprirci una nuova parte. Millimetri, parte 2, andiamo a costruire il primo schizzo, avvia schizzo sul piano XY, come abbiamo fatto di là. Adesso andiamo in AutoCAD e chiudiamo questo disegno perché altrimenti possiamo anche salvarlo, ma comunque in ogni caso dobbiamo toglierlo dai piedi perché altrimenti lo trovo aperto e non mi fa andare avanti, quindi salva, chiudi. Torniamo in Inventor e inseriamolo, lo schizzo è già aperto, inseriamolo, quindi solido AutoCAD parametrico, eccolo qua. Compare lo stesso messaggio relativo al fatto che il disegno è stato fatto con una versione di AutoCAD Student. Diamolo open. Compaiono i soliti layer, qui sono molti di più perché l'ho fatto con un file prototipo molto più fornito, quindi che cosa mi serve? Beh, mi serve questi tiriamo via squadra bordo cartiglio, testo, simbolo, simbolo, assi, via tutto, profilo, se lo tiro via tutto, quote le possiamo tirare via, regione tirare via, tolleranze, tratteggio, sezioni, centratura foglio, finestra, profilo 2, no, lo lasciamo perché è il secondo schizzo, quello che sta su un piano più elevato, un diverso CS. Quindi io porto dentro il profilo che vedete è il profilo parametrico e porto dentro il profilo 2 che è l'altro profilo parametrico, avanti. Gli dico di importare i vincoli parametrici, quindi questo l'avevo già lasciato così anche quando avevo importato, fatto l'altro, ma non c'erano vincoli, qui ci sono i vincoli, fine, e mi ritrovo con l'oggetto che è parametrico. Quindi io non ho eccessivamente bisogno di rifare lo schizzo. Uno e poi via via tutti gli altri schizzi. Sì, qui da qui in avanti. Allora, sul piano XY ce l'ho già parametrico, tant'è che se io qui cambio e scrivo 40, vedete che la figura si aggiorna. Quindi l'ho portata da AutoCAD, ma AutoCAD l'ho fatto parametrico, è solo che mi sono perso, eccolo qua, il secondo schizzo. Perché il secondo schizzo, torno indietro, aveva questo come riferimento. E purtroppo in AutoCAD proiettare non si riesce a proiettare il secondo schizzo, questo schizzo qui è su un piano differente e c'è questo come riferimento per la concentricità, cioè qui ci sono due curve, vedete? Quella che sta su questo schizzo e quella che fa più elevata di riferimento, lo capite meglio di qua. Adesso devo riaprirlo. Lo capite meglio di qua. Allora, c'è quella curva lì, eccole qua, 1 e 1, 2. Questa sul piano Z0, questa sul piano Z, mi sembra che sia 6 l'altezza, Z uguale 6, che fa da riferimento per queste due. Ma mentre qui in AutoCAD io me le sono costruite con truccologia, poi quando proietto, quando importo i dati di questo disegno qui in Inventor, prende lo schizzo che sta su un altro piano e me lo sbatte. Quindi qui me lo sbatte giù sul piano Z uguale 0. Quindi con Inventor parametrico si può importare il primo schizzo se l'ho fatto in AutoCAD, ma poi bisogna fare il lavoro fatto prima. Quindi il primo schizzo c'è e possiamo direttamente concluderlo e usarlo per fare la prima estrusione, ma poi devo ricominciare a ricostruire gli altri schizzi proiettando questo e poi qui non c'è perché nel file d'origine non mi sono fermato, non l'ho fatto, ma avrei dovuto fare un altro schizzo per la sola sotto su un altro piano. Con altre proiezioni che avrei perso e così via. Quindi diciamo importare i parametri è possibile, importare gli schizzi parametrici di AutoCAD è possibile, non è tanto efficiente, tutto sommato conviene prendere questo qui utilizzazione, anche perché la parametrizzazione AutoCAD è molto limitata, e poi svilupparlo in Inventor.
o dagli schizzi come riferimento se non devo cambiare le misure, oppure rifacendo gli schizzi come riferimento e rifacendoli, rivincolandoli se devo cambiare le misure. Bene, anche questo filmato è terminato. È un primo approccio all'importazione dei disegni di AutoCAD ed è relativo all'importazione dei dati di AutoCAD perché abbiamo portato dentro dei dati 2D. Si può portare dentro anche il modello solido, questo lo vedremo, come già anticipato all'inizio, in un filmato un pochettino più avanti. Se questo filmato vi è piaciuto, mettete un like al filmato, ricordatevi di iscrivervi al canale in maniera che, man mano che vengono pubblicati nuovi argomenti nello sviluppo del corso, voi siate informati. Buon lavoro!